Siamo al Conad, missione segreta, missione Inci, vogliamo trovare tante cose buone. Anche cosmetici. E anche cosmetici, ragazzi, andiamo e speriamo che non ci cacciano e non ci arrestano. Nascondiamoci. E mi sa maglietta a righe. No, ora non mi arrestano. Non ti arrestano. Andiamo. Ho trovato la vesigna al cacao. Non c'è l'oro di palma, Nancy. Prendila a noi. Però c'è tanto zucchero, però ogni tanto qualcuno. Una golosità. Lasciare la nocciola, vediamo come sono. Marchio Conad. Zucchero e olio di palma. Potremmo proprio. Addio, ciao. Ciao. Ecco qua, abbiamo trovato le nostre amate gallette. Quella di mais nella busta, le prendiamo, Nancy? Sì, sì. Queste qua? Ah, di farro, io di farro ne prendo queste due. Queste sono le mie preferite. Mi piacciono troppo queste e di farro. Ci sono anche di riso. Però di farro sono più buone. Due di farro e uno di mais. Yeah, viva! Belle, tutti latte vegetali, però qua c'è il zucchero, quindi no. I miei preferiti in assoluto sono questi due. Vero, Nancy? Sì, sì. Coconut e di Alpro e soia sana che contiene latte di soia ed è buonissimo senza zuccheri aggiunti. Invece quello del Conad non va bene. Invece quello del Conad pare che già lo dicemmo sta cosa che c'aveva zucchero di canna aggiunto, quindi non lo prendiamo. E invece questo qua di questa marca Cereal non OGM com'è? Vediamo. Ingredienti, semi di soia. Ah, questo pure è buono, è acqua. Guarda, questo è proprio buono. Possiamo prendere anche questo. Trovato il mio yogurt di soia preferito, soia san col bifidus. Nancy, e vai, finalmente abbiamo trovato Naturaline. Adesso mi riguardo bene bene tutti i prodotti cosmetici e poi vi faccio un video. Yes! Ci puoi dare una piccola anticipazione sui cosmetici? Dai, dici. Sembrano buoni. Sembrano. Poi faccio il video sul mio primo canale, ragazze. Perché okay, poi li devo anche provare. Però li sto guardando bene e che devo guardarli benissimo, non mi devono fregare. Brava. Ecco qua, abbiamo trovato finalmente le creme alla nocciola, alternative alla Nutella, senza olio di palma, senza ingredienti dannosi, sono buone. E poi ci sono altre che vi faccio dare una piccola sguardo, tutte con l'olio di palma. Invece queste qua sono buone. Poi ci dovrebbe stare una nocciolata, cerchiamola, praticamente una nuova di Rigoni che è vegana addirittura, senza latte, però non la vedo qua. Guarda, vorrei c'è pure comprare la marmellata. Fior di frutta, questa qua è quella senza zucchero aggiunto. Sì, guarda a me però. Sì? No. Poi sul vlog ho fatto il post. No! Ah, no, là invece questa qua. Su un blog ho fatto il post con tutte le alternative sane e buone alla Nutella, quindi andate a vedere www.calitadolce.com. Questo è buonissimo e costa poco, riso basmati 1,40, prendiamolo. Prendiamo pure questo, mix di cereali, riso, farro e orzo. Bellissimo reparto, tutto bio, tutte cose buone, però bisogna controllarle perché possono avere l'olio di palma, quindi fate attenzione. Tra l'altro poi questi qua, questi biscotti li abbiamo provati e ci hanno deluso. Non so quanto buoni di sapore. Non so quanto buoni, sono un po' duri. Questi qua soffiati sono tutti buoni. La crusta d'avena è ottima. Queste anche sono minestre, tutte buonissime. Poi questi qua che li abbiamo provati non hanno l'olio di palma e sono buoni. E insomma non costano poco perché sono due, però ogni tanto quando uno non ha nulla da mangiare una cosa veloce. Troppo figo questo rossetto a salvadanaio, troppo bellino. Quali grandi, questi sono tipo dei bicchieroni per metterci popcorn, bellissimi. Che stranezze. Ma non c'è niente da mangiare, no. Qualcosa. Uffa. Missione compiuta, Conad. Non ci hai fregato anche stavolta. Abbiamo trovato tante cose belle, Nancy, sì, perché sì. Nancy mi ha portato in questo
centro, diciamo, Conad, un superstore, è bello grande, che sta qua a Napoli. Comunque c'ho la cintura, dicono sempre che non la metto, ma la metto io, non sempre. Guardo più, altrimenti ti faccio un incidente. Vabbè, ti guarda solo avanti. E comunque abbiamo trovato anche cosmetici, tante cose, quindi faremo anche i video, vi farò vedere anche tutti i prodotti bio, cosmetici, eccetera. E adesso si mangia per consolare la pianettina. Ciao. Adesso proviamo questi qua, pavesini al cacao, yeah. I nuovi, proviamo come sono, dai, una botta di zucchero ci vuole. Non sono la cosa più sana del mondo, però non hanno olio di palma, proviamoli. Come sono? Buoni. Sono neri, guarda. Mi aspettavo molto dolci, invece no, dai, sono buoni. Ma sai che rende buoni. Il pavesino in sé per sé è uno biscotto è un biscotto molto dolce, col cacao diventa invece buono. Buono. A me le cose sono così stucchevoli. Comunque 10 lode, sono molto più buoni dei pavesini semplici, anche più buoni di quelli a caffè, vero Nancy? Sono i migliori. Mamma mia, dobbiamo fare qualche dolcetto con questi pavesini. Ma qualche nuova ricettina? Adesso ce li scofaniamo tutti, vi mandiamo un bacio grande, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su. Nancy, il tuo pollice, vabbè, stai guidando, fa niente, bel pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao Nancy. Ciao. Neanche ciao, ma tu sei proprio una guidatrice perfetta. E a poco ciao, un attimo, ciao.